Aoki, perché non evochiamo le Hyperbeast e andiamo via? Non troveremo mai il frammento qui, ci sono solo rocce. Niente fiumi, alberi, forme di vita, solo rocce, rocce ovunque. E poi questo silenzio mette davvero i brividi. Silenzio? Dici davvero? Non hai fatto altro che parlare per 3 ore di fila. I tempestosi parlano quando sono nervosi, ok? E io sono nervoso perché questo posto è inquietante sul serio. Eccola! Rocca Macigno, il castello più antico del regno. Fermiamoci per la notte, di sicuro verremo accolti calorosamente. A me non sembra accogliente. No, dico, vi sembra accogliente? Sul serio, è tutto di roccia. Oh. Ehi là, c'è nessuno? Sempre più inquietante. Proprio non capisco. È l'ora di cena. Dovrebbero essere tutti qui a fare scorpacciate di slogu fritti. Chi è stato? Cos'è stato? Dai, sta calmo, Aaron. Sarà stato il vento. Il frammento è qui nel castello, da quella parte. Intrappolati in questo castello nel cuore della notte, nessun rumore, non un'anima, non promette per niente bene. Perché? Pensi che sia stregato per caso? Shh, non fare lo spiritoso! Cosa? Tu dici a noi di non fare gli spiritosi? Questa sì che è bella. Dai, Aaron, tu credi davvero che esistano i fantasmi? Io? Ma certo che no! Stavo scherzando, scherzavo! Lo sapete, è più forte di me! Cos'è stato? Ehi, Sasso, dove sono i minatori? Trek è molto maleducato, non vuole parlarmi. Sei tu che non sai ascoltare. Riesci a sentire tutti questi ticchetti acuti? Sono i picconi che colpiscono la pietra. Proprio... proprio laggiù. Ciao, ragazzi! Potete fermarvi con questo ticchettio. Siamo qui per salvarvi dai Darkan. Eh? Avete trovato il frammento? Il frammento? Una sorta di oggetto magico, grande così, che brilla. Baror ci ha detto soltanto che il Darkan voleva queste pietre. Pietre? State scavando per delle pietre? Forse il Darkan è impazzito. Cosa ti sta dicendo? Vuoi che Sassolino traduca? Dormiti!